Noi siamo in mano a delle cose che non pensiamo neanche che esistano, Fondo Monetario, Banca Mondiale, gente che deciderà 10.000 chilometri che cazzo dovrà, di acqua dovremo bere noi nel prossimo decennio. Non sapremo mai chi sono, perché noi pensiamo che siano questi, ma i poteri si stanno svegliando. Siamo al grande passaggio, ci siamo. Alla fine del secondo millennio, entrando nel terzo, si svegliano. Come nel 1999 tutti erano pronti a morire perché finiva il mondo, si stanno risvegliando per la seconda volta. Chissà se ci andrà meglio, chissà. Si stanno risvegliando i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Si sta svegliando il grande drago, il drago, il drago, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Voi non li riconoscete neanche, sai chi sono? Dimmi la verità, no. Non li abbiamo neanche mai visti. Eppure guardateli bene. Sono quattro banchieri. Una volta c'erano i gangster, oggi ci sono i bankster. Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Greenspan, presidente della Federal Reserve americana. Greenspan, guardatelo. È un uomo quello lì. O un cane da slitta. È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane e un banchiere è che se al cane tiri qualcosa te la riporta indietro. Il banchiere col cazzo che ti riporta indietro qualcosa. Vai avanti. Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Dittmeier, della Bundesbank. Tu o no? Bundes! Questo qua è Dittmeier. Dittmeier ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Dittmeier. Terzo banchiere, Matsushita. L'hanno quasi arrestato e coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia. E guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa emorroide disumana, che è il nostro governatore della Banca d'Italia. Fazio, il grande Fazio. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria, secondo me. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano moneta e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. È vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusa, a chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con sto 2,5 milioni di miliardi? A noi, allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, va a far culo. Cos'è? Va bene? È un sistema del debito. Questo è un sistema tremendo. Non riusciamo più a percepire. Se io adesso qui chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro, hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri rivalutando l'oro. Weigel, tedesco, ha rivalutato l'oro. Noi abbiamo rivalutato l'oro di 3,000 miliardi sulla carta. Che cos'è l'oro? È una ricchezza l'oro. Siamo tutti convinti che sia una ricchezza l'oro, no? È vero, no, onestamente, dai. Allora, l'oro che cos'è? L'oro si prende facendo un buco in Sudafrica, in Turchia, oppure in Amazzonia. Quelli lì sono i cercatori d'oro. L'oro è una ricchezza. Questi sono, ecco, fermati lì. Sono 40.000 persone che fanno un buco per cercare l'oro. Un chilo d'oro, 300.000 chili di rifiuti. 1 a 300.000. Rifiuti di cianuro e mercurio. La cosa col più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro. Va bene, però è ricchezza l'oro. Scaviamo l'oro, prendiamo l'oro in un buco e quando prendiamo quest'oro da un buco lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca. Cioè, prendiamo l'oro da un buco a un altro buco. Cazzo, facciamo direttamente la banca sul primo buco e vaffanculo.
Che senso ha? L'oro? L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco. Sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle cazzo di capsule, o agli orafi che lo lavorano, o agli elettricisti, ma se lo metti in un cavò, questi rivalutano. Rivalutano nulla. Nelle banche non c'è più niente, non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche. Bip, con un computer, 1.000 miliardi in Messico, il Messico bancarotta. Bip, 1.000 miliardi Thailandia bancarotta, Corea bancarotta, Indonesia si mangiano le rupie. Jugoslavia c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la carriola. Arrivano con la carriola, può succedere domani mattina qui può succedere, domani mattina. In banca non c'è più niente. Una volta si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casseforti. Si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i cazzo di check o di carte di credito. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce li prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi di chi è? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi. Lo Stato, lo sapete che non esiste lo Stato. Lo Stato è un'invenzione giuridica, non c'è lo Stato. Ci siamo noi. Quindi i soldi sono i nostri. Benissimo. Allora, siete d'accordo? Sì, va bene. Allora, voglio sapere una cosa. Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? C'è qualche cosa che non quadra, no? C'è qualche cosa che non qua. Una volta avevi delle monete d'oro, erano le tue, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano, tu erano tu. Tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100.000 lire. Allora, vediamo di chi sono i soldi. Mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno. E chi può controllare e leggere i soldi? Sono uno di Genova con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è scritto Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? D'accordo. Sulle 100.000, Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è scritto pagabili a vista al portatore. E se c'è scritto quella cosa lì, qualche cosa vorrà dire. Pagabili a vista al portatore. Prendo le 100.000, pagabili a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo. Sono il portatore. Me le può pagare, per favore? Ce l'avete scritto voi? Che cazzo? Col cazzo che ti pagano, non ti pagano niente. Allora perché ci scrivono questa cosa qui? Però uno dice, ma Grillo, cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero. La Banca d'Italia è un SPA privata. La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampo un po' e le metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi, ne stampo. Ce ne sono molti, ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un SPA, perché i soldi non dovrebbero essere così. Banca d'Italia, governatore pagabile a vista. I soldi in un paese civile dovrebbero essere così. Repubblica Italiana e non Banca d'Italia. Di proprietà del portatore e invece di un cazzo di governatore, il capo dello Stato. Firma lui. Farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare un minimo di soddisfazione.